Bentornati su Glassy Giraffe, maestro Giulio, Raffa G. Quest'oggi invece vi voglio parlare, dovevo fare tipo un vlog, ma non sono riuscito a filmare nel mentre e quindi sarà una chiacchierata, si spera piacevole, sull'incontro che sono andato a seguire giovedì 7 novembre a Trieste. In quel di Trieste, più precisamente da Cucù, in via Capitelli è stato organizzato un evento, una sorta di corso, di workshop di un gruppo di amici appassionati di letteratura per l'infanzia che si incontrano, in questo caso anche per la prima volta, nel capoluogo friulano. Ed è stato organizzato da Piero Guglielmino in arte Babbo Raccontami. Il primo di questi incontri si basava sul libro imprinting, molto importante. Come gli animali hanno il proprio imprinting, tutti abbiamo ben presente ad esempio la mamma anatra e tutti gli anatroccolini che la seguono in fila, no? Per andare da qualche parte. Beh, in questo caso si parlava invece di libri, quindi Piero ci ha chiesto di pensare a quale fosse il nostro libro più importante, quindi non il nostro libro preferito, ma diciamo il libro che ci ha dato il via per diventare un po' dei lettori, per appassionarci alla lettura. Molto forte era anche l'attaccamento magari al libro, quindi poteva essere benissimo un libro anche per adulti che avevamo per casa. E ognuno di noi, ognuno di coloro che hanno partecipato al gruppo, hanno presentato due libri. Il primo libro che li ha colpiti in assoluto, quindi il primo libro imprinting, e quello che potrebbe essere un possibile libro imprinting invece, non più di quando erano bambini, ma rivolto ai bambini, quindi un testo che potrebbe essere invece di aiuto per iniziare a diventare dei lettori accaniti, dei veri e propri mangialibri. Io ho scelto a fatica, fra i 300 e più titoli che ho, di portare due testi, due libri. Uno è un testo un po' più da adulti, l'altro invece è un albo illustrato a cui sono molto caro. Ve li descrivo brevissimamente. Allora, il primo è questo, spero si veda, ed è Viaggio al centro della spugna. È geniale, di un autore tedesco, e tutto il libricino è basato sulle avventure di questo omino che ne combina veramente di tutti i colori, fino ad arrivare poi, si scoprirà, spero lo riusciate a recuperare, che cosa farà con questa bellissima spugna. La cosa che mi colpiva tantissimo è che era tutto in rima, infatti ve ne leggo un pezzettino. Tizio, il tizio qui illustrato, una spugna ha raccattato. E già così ci rendiamo conto che la suspense è massima, ma soprattutto essendo tutto in rima è molto cantilenante, al bambino, a me bambino soprattutto, rimaneva molto in mente, aveva poco testo, le immagini facevano straridere, tipo qua c'è un barile che si sta riempiendo d'acqua e lui usa il simpatico cappellino per tentare di tappare la fuoriuscita del buco. Il barile ha un buco in fondo, giunge un cuoco tondo tondo. Quindi era bello anche perché c'erano dei personaggi che non c'entravano fra di loro ma che si incontravano durante la storia. E quindi questo è Viaggio al centro della spugna ed è diciamo il libro che più mi ha colpito quando ero piccolo e mi ha fatto diventare forse il lettore che sono adesso. E poi questa la faccio anche come dedica al collettivo di cui faccio parte, quindi alla Giraffa con gli Occhiali, che se non seguite potete seguire su Instagram, su Facebook, insomma, dove vi va più comodo. È questo qua, L'incredibile storia del bimbo mangialibri di Oliver Jeffers, della Zoolibri. Allora, è bellissimo questo. Cioè, in realtà è quello che cerchiamo di fare con le letture animate, cioè trasformare più avanti andiamo un semplice bimbo spettatore in un bambino mangialibri, cioè il bambino se torna a casa con un libro in mano, qualunque esso sia, noi abbiamo fatto del nostro meglio in questo caso. E vi leggo l'inizio, è una parte la più divertente secondo me. Comunque iniziamo. Enrico amava molto i libri, ma non come tutti noi amiamo i libri, no, non proprio esattamente. Tutto era successo per caso un pomeriggio, mentre era piuttosto distratto. E qua l'immagine è fondamentale perché, come la raccontiamo noi durante le letture, questo bambino ha un libro in una mano, un gelato in un'altra, e per sbaglio dà una letta al gelato e una leccata al libro.
Subito non si sentì molto sicura, allora assaggiò solo una parolina del libro per provare. Poi un'intera frase, alla fine un'intera pagina. Sì, decisamente i libri gli piacquero tantissimo, perché il giorno successivo aveva già ingoiato un libro intero e con un po' di allenamento, per la fine del mese, fu capace di ingoiare un libro intero, tutto, tutto di un colpo. E niente, questa è la storia di Enrico che non solo mangia i libri in un modo diverso, quindi li divora letteralmente, ma soprattutto la cosa bellissima e straordinaria è che quando mangia un libro, impara quello che c'è all'interno del libro, quindi subito lui vuole diventare il bambino più intelligente del mondo. La storia va avanti così col bambino che mangia di tutto, fin quando non succede una cosa molto particolare, che però non vi voglio svelare, non vi voglio rovinare il libro. Sappiate solo che con tutto quello che è successo, Enrico, ve lo posso confermare, ogni tanto un libro lo assaggia, ancora adesso.